A che gran serata, amici, con la regia di Merita Agostino, la collaborazione di Giusy Terrasi, Ninfa Leone, Fausto Bruccoleri, Lillo Arcieri e Giusy e Maria Vecchio, scusatemi. Allora, abbiamo già attenzionato la nostra prima rubrica legata alla cultura, adesso spostiamo il mirino invece alla musica, che è sempre un piacere poter proporvi, e vorrei anche già iniziare a salutare l'ospite che abbiamo in linea, quindi io vorrei salutare già la nostra amica Marvi, ciao! Buonasera a tutti. Ti sentiamo pianissimo? Allora, togliamo un attimo la musica, ecco, perfetto. Adesso ecco. Penso che vada bene, c'è qualche forse piccolo... dovrebbe andare. Allora, Marvi. Sì. Ciao, sì, adesso va abbastanza bene, quindi buonasera, buonasera. Buonasera a tutti. Siamo contenti di averti... Dici? Dimmi. No, dicevo, siamo contenti di averti qui in collegamento perché, insomma, a che gran serata laddove, insomma, la musica è protagonista. Noi siamo ben lieti di proporre e promuovere tutti quei soggetti che sono creativi in questo senso. Quindi, Marvi in arte Mariangela. No, è Mariangela in arte Marvi, il mio nome di battesimo è proprio Mariangela, però ormai sono conosciutissima tra gli amici e comunque il mondo della musica come Marvi. Ecco, perfetto, parlaci... Abbreviamo un po'. Ecco, Marvi, ti chiamo così, insomma, il nome d'arte, sì, dai, sì, sfruttiamolo. Parlaci un po' di te, insomma, chi è, cosa fa, ecco. Abbiamo detto che sei una cantante, quindi adesso siamo curiosi di sentire cantante, te. Cantautrice, però in questo caso, nell'ultimo progetto, mi sono principalmente prestata come cantante, interprete. Diciamo che la storia è un po' lunga, perché comunque ho iniziato all'età di 13 anni a cantare i primi palchi, a fare i primi live, ho iniziato a scrivere i miei pezzi, ho iniziato comunque a fare appunto dei live con diverse band, poi a iniziare anche dei progetti da solista che sono andati avanti per un po' di anni. Poi diciamo c'è stato uno stand-by e ho ripreso da poco, ecco, in pienissima attività, ecco, insieme alla Zero Moneta e in questa collaborazione che avete anche ascoltato. E infatti adesso noi siamo lieti di poter sentire un tuo brano, essendo che sei tornata. Insomma, diciamo, Marvi, Vaccari cantante regina, leggo due note, si presenta con il nuovo singolo Respirandomi, che sancisce il sodalizio artistico con Zero Moneta Records, che dicevi prima, ed è un brano pop sofisticato di atmosfera composto da Jonathan Amato, che salutiamo, con la collaborazione di Andrea Pontone ed Angelo De Cosimo. Insomma, questo brano, che ricerca nel suono e la melodia in bilico tra sperimentazione e pop melodico, come mai? Perché diciamo che io sono un po' così, cioè non mi piacciono le cose troppo scontate, quindi si è andati un po' alla ricerca di qualcosa di particolare, però allo stesso tempo che potesse raggiungere un po' tutti. Infatti io mi sono permessa di chiamare dare diciamo un aggettivo un po' popolare, un'eleganza, ecco, popolare a questo brano che andremo poi ad ascoltare insieme. Ecco, poi la cosa bella, insomma, è che è interpretato da una voce, da un timbro caldo, sincero, un viso solare, il tuo, ed espressivo, perché c'è anche il videoclip, quindi poi lo andremo anche a postare in questa intervista che stiamo realizzando con te, e quindi ogni oltre possibile blocco mentale, praticamente questo brano racconta appunto questa frase, cioè oltre ogni possibile blocco mentale o materiale, lei può tutto. Questo è un tuo cavallo di battaglia. Sì, questa è la mia visione, ecco, proprio della musica, ecco, in generale, che però posso dire che è stato pienamente applicato anche in questo caso. Io diciamo che lavoro e collaboro con chi riesce comunque a interpretare bene questa mia concezione della musica, e devo dire che in questo caso mi ci sono ritrovata in pieno. Ecco, bello questo. Insomma, questo 2015, il brano è di gennaio e noi siamo ben lieti adesso di sentirlo. Che progetti ci sono? Ci sono in cantiere altre collaborazioni, sempre con la Zero Moneta, con Jonathan Amato, con Andrea, e insomma stiamo pensando appunto di portare avanti un discorso che riguarda un EP, sempre in una chiave abbastanza sperimentale, però più che altro con un indirizzo più soul, ecco, sfruttando appunto anche il mio timbro, che è abbastanza caldo, direi, è abbastanza adatto proprio per il genere.
Bene, bene, carissima Marvi. Allora a questo punto, come si suol fare in alcuni casi, io adesso voglio lasciare a te il microfono. Intanto voglio comunque salutarti, ringraziarti di essere stata protagonista di che gran serata qui su Radio Radioina Agrigento. Abbiamo attenzionato anche il tuo simpatico lavoro con tutto lo staff che ti segue e che collabora in effetti con te. Grazie mille a voi, è stato veramente un piacere. E allora sai che facciamo adesso? Ti lascio Sì? simbolicamente il microfono, che poi non sarebbe altro che il telefono con cui stai parlando, Praticamente. per presentare il tuo brano. Ti lascio, diciamo, la linea. Ecco, ciao Marvi. Ok, ciao. Allora, signori e signori, ecco a voi, respirandomi, Marvi Vaccari. Seguire.